3 su 3 per il Pietracuta tra Coppa Italia e campionato, nessun gol subito e ben 10 inflitti agli avversari, che tuttavia, nonostante la sconfitta, dimostrano progressi sul piano del gioco. Forse la sosta paradossalmente servirà per riorganizzare le idee e cercare di risolvere le problematiche oggi in vigore. Il Pietracuta trova la sua prima vittoria in stagione dopo aver perso la prima in derby col Verucchio e alla seconda non essere scesi in campo con i Torconca. Pronti e via, dopo 12 minuti di equilibrio, al 13° il Pietracuta sblocca la situazione e Evaristi lancia Fratti, che davanti a Isa non si fa pregare, trovando la prima presenza in questa stagione, col Verucchio era mancato, il primo gol in stagione. La risposta è nuova fette arriva da Thomas Radici, la conclusione viene deviata in corner, passa un giro di lancette e Lasagni deve davvero superarsi quando Davide Fabbri perde banalmente palla con Indelicato, che davanti all'estremo ospite non trova il piede caldo delle migliori stagioni, ma Lasagni si dimostra signor portiere. Prima della mezz'ora in nuova finita mostra trame di bel gioco, l'1-2 Martini Mancini fa gridare al gol il pubblico di casa, ma la sfera si accomoda sul fondo. I padroni di casa credono nel pareggio, Semeraro prende le misure da calcio piazzato della porta, ma la voglia di pareggiare non può che portare ad aprire Varchi, che Pietracuta sfrutta con Tomasini, l'attaccante serve Fratti che calcia tra i guantoni di Isa. Al 38° è sempre Fratti a rendersi protagonista, ma l'attaccante da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. Sul versante opposto Lasagni questa volta esce a funghi, Semeraro per poco non ne approfitta, ma al 45° i giochi si chiudono. Foschi nell'occasione ammonito strattura dall'angolo Fratti, per l'arbitro trattasi di penalty. Dal dischetto lo stesso Fratti fredda Isa e fa 2-0. Nella ripresa Nuova Fete cerca di rimanere in partita e ci riesce, la conclusione Indelicato è parata da Lasagni, ci prova più dalla mezz'ora Martini ma non inquadra lo specchio della porta. Il Nuova Fete è ancora sugli scudi, l'asse Indelicato Mancini crea questa doppia conclusione che porta Lasagni a sporcarsi la divisa, respinta prima di piede poi facile presa sulla ribattuta. All'85° il Pietracuta trippica con Vukai che dinanzi a Isa non può far altro che segnare il più comodo dei gol, 0-3. Il Pietracuta cede i primi 3 punti stagione senza sudare, sude come Nuova Fete che subisce, reagisce e che avrebbe meritato anche un po' di fortuna, ma la squadra di Montarti deve ripartire da alcuni spunti di questa gara che possono portare a dare una svolta al proprio torneo, altrimenti saranno guai seri.